Ci vorrebbe un bel caffè. Caffè. Questa Milano uggiosa. Buon pomeriggio, amici dello zoccolo duro, dello zoccolo duro. È sempre forza Milan, così per ricordarvelo che non fa mai male. Allora, ragazzuoli, ci sono dei problemi. There are problems. Pioli, allora, non ho capito se voleva. Prima voleva dirlo, però voleva smorzare i toni. Cioè, voleva dire, ha fatto la conferenza stampa, voleva dire che ci sono questi problemi, però voleva smorzare i toni. Ma scusa, ma fai un comunicato prima nel quale dichiari che ci sono Krunic, che non si sa bene come sta, che non si è capito cos'ha, a priori c'ha qualche problema, capito? Di che entità, si recupera, non si, boh, non si sa. E in più la febbre di Kier, ma soprattutto di Supremacy. Ma da quando i supereroi hanno la febbre? Io non ho mai sentito sta roba. Cioè, voi avete mai sentito, non lo so, l'uomo ragno con la febbre? O Iron Man che non salva il mondo perché c'ha 38 e mezzo? Cioè, io non ho mai sentito sta roba. O c'è la criptonite da qualche parte, o io sinceramente faccio veramente fatica a credere che Ibrahimovic domani non giocherà, non è neanche convocato per la febbre. Ma ragazzi, ma di cosa stiamo parlando? Cioè, o ha preso il coronavirus, che ovviamente speriamo di no, che poi non è altro che una febbre potente, oppure, cioè, a me veramente sta roba che Ibra non è, non sarà convocato, è 3 giorni che ha la febbre. Poi tra l'altro non è che dici gli è venuta la febbre oggi, boom, febbre a bomba, domani non ci sarà. Febbre da cavallo, anzi, domani non ci sarà. Cioè, 3 giorni che ha la febbre e oggi ancora già la febbre, questo non lo convocano. Una settimana di febbre. Desiderate a mangiare al cinese? Sono tutti i ristoranti cinesi vuoti per causa del coronavirus. Sapete che io sono contrario, però spero che tutte le azioni di Suning crollino e che l'Inter debba svendere tutti i giocatori. Non lo so, non c'entra niente, ma la speranza c'è sempre. Detto questo, ragazzi, allora intanto, come sempre, vi invito a scaricare OneFootball. Vi lascio sempre il link in descrizione. Scaricare a bomba, bom, 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 bom. Scaricare come sempre, lo sapete. Se l'avete già scaricato, eliminate l'app, lo riscaricate dal mio link, perché così vi fate vedere che ve l'ha fatto scaricare lo zoccolo duro, lo zoccolo duro. Così lo sponsor dice, però sto zoccolo duro lavora. Scherzo, ovviamente. Ma parlando di cose serie, tolta questa battuta, che vabbè, domani siamo nei guai, ragazzi. Cioè, se fosse vero, io ancora vi dico la verità, stento a crederlo, quindi non darei nulla di ufficiale, non darei nulla di ufficiale finché non lo vedo con gli occhi di questa stessa faccia. Se dovesse essere vero, cioè domani chi gioca? Allora, quando non gioca Ibra, e già è un problema perché non abbiamo preso, cioè uno Giroud che era lì, che stava cercando casa, c'era lì un po' come il principe cerca moglie, no? Era lì in giro che cercava, ciao, sono Giroud, mi hanno già dato ufficiale all'Inter, ma era uno scherzo. La Lazio, niente? E quindi dove è andato alla fine Giroud? Dov'è? Giroud, dov'è? Non potevamo prendere noi, ci poteva far comodo uno Giroud, però niente. Quindi va bene, non c'è Ibra, giocheranno Rebic e Leao, penso io, perché dubito che abbiamo molte alternative. Gioca subito il venditore ambulante sotto punta dietro Leao? Non credo, dietro Rebic, insieme a Rebic. Cioè, abbiamo due punte, gioca, ci sono Rebic e Leao, giocheranno loro due. Il problema qual è? Che non c'è nessuno dei due che rimane dentro l'area, perché Leao se ne va in giro per il campo, Rebic ha anche una seconda punta più esterna che rimane in mezzo all'area, non si sa. In più abbiamo Casti che rimane tutto a destra. Poi in mezzo al campo, quello è il vero problema, perché Kier, boh, vabbè, non c'è.
penso ci sia Musacchio, anche se non è al top della condizione, perché altrimenti chi gioca? RR come centrale l'ha dato via, che poteva essere un centrale. Gioca Gabbia, che comunque io di Gabbia mi fido, non so perché non lo fanno mai giocare, non ho mai capito. Però io di Gabbia sinceramente mi fido abbastanza, ma non è quello che mi preoccupa. Mi preoccupa molto di più in mezzo al campo, perché sento dire, e allora cioè, da chi lo dice non ha visto la partita di martedì col Torino, o forse l'avete vista dalla televisione, non eravate a San Siro e non avete visto quello che ho visto io. Cioè, molto prima che segnassimo i gol con Cialanoglu, dove tutti erano là che guardavano i gol, io ero là con mio amico Pierino, che è lo stesso con cui domani vado a San Siro, e il fratello che allena in prima categoria, ero là che dicevo: scusate una domanda, ma Cialanoglu dove sta giocando? Perché veramente, ragazzi, riguardate, chi non l'ha vista, riguardatevela Milan Torino, perché Cialanoglu era ovunque, ovunque, e quindi bene, ovunque, tranne che vicino a Bennacer. Bennacer era completamente solo in mezzo al campo. Quindi domani con che logica voi sperate di vedere Cialanoglu vicino a Bennacer? Cioè, piuttosto Bonaventura. Piuttosto Bonaventura. Bonaventura comunque uno che quando deve mantenere la posizione sta lì, è fuori condizione, sta facendo un po' male, fondamentalmente, però è uno che sta lì. Sinceramente faccio fatica a vedere delle alternative, perché questo nuovo che abbiamo preso può giocare in tanti ruoli, ma non come centrocampista centrale. Io, veramente, ragazzi, se gioca Cialanoglu sono preoccupatissimo. Qualcuno dirà: e Paquetà? E Paghetti che Paghetà, e Paghetti che Paghetà. Ragazzi, Pioli è stato quasi fin troppo delicato, ma ha fatto capire chiaramente a Paghetà, gliel'ha detto tra le righe oggi in conferenza stampa, ma gli ha detto: Paghetà, muto e pedalare, muto e pedalare come tutti gli altri. No, che viene qua, mi convoca, non mi convoca, vado via, non vado via. Oh, devi portare il cash, no, muto e pedalare come tutti gli altri. Bravo Pioli, mi è piaciuta la risposta a Paquetà, che magari i titoli di giornale non ci saranno, ma andatevi a sentire che cosa gli ha detto Paquetà. Risposta bella secca, ma bella 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 secca secca secca. Poi tra l'altro settimana prossima ha detto Pioli che dovrebbe tornare anche Biglia, qua qualcuno è preoccupato, però è un vice Benasser, ci dovrà pure essere. Te, tipo, se oggi stava bene giocava Biglia, ragazzi, oggettivamente, piuttosto che far giocare Cialanoglu lì fuori ruolo, giocava Biglia. Quindi, che poi secondo me, ho detto tante volte, Cialanoglu potrebbe diventare un Pjanic, un Brozovic, no? Cioè uno che da trequartista diventa centrocampista, ma deve fare solo quello, cioè deve prendere un giorno e dire: ok, io dalla trequarti in su non sono capace, perché faccio 2 gol all'anno. Anzi, quando va bene, ne faccio 2 in 3 anni in una partita sola. No, 2 gol all'anno. Di media fa 2, 3, 3, esagero, no, 3 gol all'anno. Ha fatto meno di 9 gol in 3 anni al Milan, no? Assist ne faccio ancora meno. Tiri, penso dentro lo specchio della porta c'ho l'1% di gol ancora meno, ma dentro la porta l'1%, gli altri sono tutti fuori. Forse, siccome tecnicamente comunque sono valido, potrei giocare in mezzo al campo, potrei far giocare i compagni, potrei far girare la palla, potrei essere uno che torna, che tiene la posizione, uno intelligente, uno con certi valori. Però deve mettersi lì e studiare, imparare, studiare, imparare, studiare, imparare, provare, studiare, provare, imparare, studiare. Chiaro? Oggi non è possibile. Vedremo, ragazzi, sinceramente, se notizie, avevo un bel entusiasmo. Queste notizie mi hanno parecchio abbattuto. Ho sentito il mio amico Orso Bacco, che saluto Orso Bacco, che dice: meglio col Verona che con l'Inter. E no, no, era meglio con l'Inter che col Verona. Perché tu col Verona devi vincere. Tu col Verona devi vincere. Poi il derby è una partita a sé, che puoi vincere e puoi perdere. Poi un conto è che tu vai al derby, ti manca mezza squadra, perdi il derby.
mettiamo caso, non la voglio mai perdere il Dello, però vabbè, ti mancava mezza squadra, finita lì, amen. Mentre invece se perdi col Verona è grave, quindi non sono per niente d'accordo. Dai, rimaniamo fiduciosi, secondo me recupereranno, qualcuno recupererà a sorpresa, a surprise, spero. Magari non per tutta la partita, però a partita in corso, spero almeno a partita in corso che entri Ibra, speriamo. Poi se non servirà meglio ancora. Il Verona è una partita tostissima e viene da 5 risultati utili consecutivi. È lì, non fa passare niente, corrono come dei dannati, quindi molto ben concentrati. Sarò a San Siro a sostenere i ragazzi. Mi raccomandi e forza Mira, come sempre. Non riuscirò a farvi live oggi, penso, Vediamo, questi giorni sono un po' così, traste, birba, sono un po' così. Però, campanella, tenete duro. Ciao belli!